Eccoci, Fiera del Libro di Roma, più libri più liberi. E siamo con l'autore Gianluca Trinco, il suo romanzo L'ombra della piramide nera. Come mai questo titolo e qual è il vero significato sotteso di questa narrazione? Allora, L'ombra della piramide nera è un titolo di fantasia, è un titolo di azione però avventura, con dei contorni, se vogliamo, anche politici, che fa pensare. È un libro all'inizio ovviamente un pochettino più pesante, da molte informazioni anche tecniche, in un contesto, ripeto, sempre fantastico, però ha dei pizzichi sempre di contenuti reali che ovviamente ci fanno pensare su quello che può succedere in questa storia. L'ombra della piramide nera è un gioco, cioè, di parole fra una struttura effettivamente immaginaria, che è una piramide nera in cui si svolgono e ambientato gran parte del libro, e una piramide che è una piramide, cioè, di potere, cioè, come ovviamente ci viviamo tutti quanti i giorni. In questo senso ci sono tante vite, c'è, cioè, tante emozioni, tanti uomini, donne, cioè, che ovviamente hanno un'interazione. Ci sono altri progetti in cantiere? Altri progetti, abbiamo un prossimo libro che uscirà a marzo, spero la prima settimana di marzo, che è Il cartel della luna. Ci saranno ovviamente, è una storia dura però di donne, cioè le donne sono protagoniste in un contesto di uomini, è molto particolare. E un terzo libro, speriamo per il 2021, che sta in fase di ultimazione, che si chiama Aqua Solaris e che ci farà vedere quello che alle volte la politica nasconde, cioè, nelle guerre dell'acqua. Quindi la narrazione è come via di fuga dal quotidiano. Assolutamente, assolutamente. Bene. Però vedendo anche dei riflessi sempre nella nostra quotidianità. Quindi ringraziamo l'autore Gianluca Trinco e grazie a lei. E alle prossime letture, allora. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci.